Con Maurizio Pugliese al termine della partita giocata con il Castelvetro, che di fatto chiude il ritiro di Sestola, si può fare un bilancio? Sì, ora dobbiamo fare ancora una settimana a Empoli, però abbiamo fatto le prime due settimane bene, l'impressione è buona, insomma. Abbiamo lavorato bene, poi anche il clima ci ha aiutato perché De Giorni è stato addirittura anche abbastanza freddo. E niente, abbiamo fatto un buon lavoro, la squadra è molto, ha risposto molto bene e niente, abbiamo fatto una buona prima parte. Tu ne hai viste tante di avvii di stagione, tanti ritiri, sei uno dei più esperti della Rosa. Che cosa ti sembra, che impressioni hai da questa squadra per come ha lavorato? Ci hai detto che ha lavorato bene, ma la vedi già pronta oppure bisogna ancora fare di più? È chiaro che bisogna anche migliorare, come ho detto l'impressione è buona perché anche i ragazzi che sono arrivati sono buoni giocatori, è chiaro che devono entrare un po' nel sistema di gioco Empoli, però ecco, c'è molta disponibilità, quindi credo sia una cosa fattibile. Ecco, c'è bisogno di lavoro, siamo stati qui apposta, staremo, come ho detto prima, un'altra settimana a Empoli, staremo insieme e miglioreremo sicuramente. Il fatto, Maurizio, di avere la percezione ma anche la consapevolezza che questa squadra sia quasi completa, ma che ha forse un tassello barra due, facilita il lavoro dell'allenatore e anche di tutti voi? Ma sicuramente. È chiaro che essendo già quasi al completo tutti si lavora per migliorarsi, arrivando dopo ci vuole un po' più tempo, insomma, però ecco, penso che anche il vecchio gruppo faccia inserire molto, molto facilmente i nuovi, quindi credo che alla fine riusciremo a fare un buon lavoro. Soddisfatto del calendario? Sì, come si dice, bisogna trovarle tutte, no? Il vecchio logo comune del calcio. Sì, però è vero, la cosa che c'è, anche l'anno scorso avevamo tutte le cosiddette grandi una dietro l'altra, anche quest'anno Lazio, Juve, Inter, credo a fine ottobre, insomma, le incontreremo tutte nella fase centrale del campionato. Speriamo bene, insomma, siamo molto fiduciosi e andremo avanti. Siamo in compagnia di Zambelli alla termine della partita vinta per 5-0 con il Castelvetro. Abbiamo sentito Maurizio Pugliese, indicazioni buone anche per questo test. Sì, buone indicazioni, siamo anche carichi di lavoro da queste settimane, quindi magari le cose non riescono come vorremmo, però credo che la strada sia giusta per applicazione, per intensità, perché poi credo che stiamo rispecchiando quello che l'allenatore ci sta chiedendo in queste prime battute iniziali. È stato uno degli ultimi che hanno giocato dal primo minuto ad uscire svariati chilometri nelle gambe, però insomma questo dimostra che il lavoro è stato fatto bene. Sì, perché nonostante la carta d'identità e senza barba sembra ancora un ragazzino, quindi ho giocato qualche minuto in più. No, a parte quello, ripeto, ci stiamo allenando bene, anche i nuovi si sono inseriti alla grande in questo metodo di gioco che è diverso da tante altre realtà. La condizione è ancora in costruzione, però ecco, avremo tempo nel caldo di Empoli di continuare questa preparazione. Oggi probabilmente lo abbiamo percepito di più il carico di lavoro rispetto alla partita con il Farogaggio, una cosa normale e fisiologica. Un'altra cosa che ha colpito personalmente è l'approccio dei giovani nel secondo tempo, hanno fatto tutti bene. Sì, anche Damiani ha fatto un gran gol, però gol a parte, che quello credo sia bagaglio singolo di ogni giocatore, l'applicazione, la voglia di sacrificarsi, di dare una mano e di entrare in quella che è una logica di squadra che gli può permettere di, credo, di fare il grande salto, perché qualità ne hanno. Adesso si tratta di inserirsi, ripeto, in un contesto di squadra che può fargli fare il grande salto. Comunque siamo da anziano, tra virgolette, sono contento di questi, come altri, che siamo contenti di questi giorni, ripeto, perché sono ragazzi con la testa sulle spalle, ragazzi che sanno di avere delle qualità, ma non sono presuntuosi, anzi hanno una gran voglia di imparare, di mettersi in gioco. Sulla carta l'Empoli rispetto all'anno scorso
parte un passo in avanti, nel senso che l'anno scorso la squadra fu completata a fine agosto, quest'anno si parte molto prima con la consapevolezza di un gruppo che già aveva lavorato bene e l'inserimento, come hai detto anche poc'anzi, dei nuovi che si sta effettuando alla grande. Sì, quello è, ci dà la possibilità di cominciare a lavorare prima. L'anno scorso anche io stesso siamo arrivati gli ultimi metà agosto, quindi magari meno tempo di lavorare e inserirsi. Quest'anno abbiamo, come ho detto, la possibilità di lavorare prima e entrare prima negli schemi. Questo non toglie che la nostra asticella resta sempre la salvezza, resta sempre il lottare fino alla fine per quell'obiettivo che è il nostro da sempre. Ci sono tante soluzioni, tante varietà, perché la rosa comunque è ampia e di qualità, non voglio dire meglio dell'anno scorso, ma comunque offre più ricambi, se vogliamo. Ma credo che quello sia importante, perché la sana competizione credo che faccia bene a tutti, sia chi gioca sia chi non gioca. Il fatto di essere sempre messi in discussione è una cosa che nel mondo del calcio alla lunga paga, perché fa sì che tutti si facciano trovare pronti al momento propizio. Chiedo anche a te, per chiudere, una battuta sul calendario, se trovi qualche particolarità. Ma l'ho sentito, ho detto anche male, tanto devi giocare contro tutto, c'è un trittico importante, però bene o male dico, credo che alla fine per il modo di giocare che ha l'Empoli, non dico che può giocarsela a viso aperto con tutte, ma quasi, quindi tanto dipenderà anche da noi, come tanto è dipeso da noi negli ultimi anni. Samuele Damiani, in rappresentanza della colonia, chiamiamola così, della primavera in ritiro a Sestola, peraltro ti congedi da questa cittadina emiliana con un gran gol. Ma sicuramente sono state due settimane che mi hanno aiutato da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, fino a che è arrivata appunto l'ultima amichevole, conclusa fortunatamente con un gol, e quindi diciamo che è andata piuttosto bene. Come dicevo anche con il tuo compagno Zambelli, una delle note positive di quest'oggi è l'approccio proprio di voi giovani, di Fantacci quando ha giocato dal primo minuto, ma anche tu e Giampa avete fatto bene. Sì, è ovvio che noi, essendo più giovani, entriamo e cerchiamo di dare sempre il meglio. Ovviamente questo anche in qualsiasi ruolo il mister ci metta, noi ci mettiamo a disposizione, poi sta a lui decidere i cambi, il minuto, noi comunque entriamo e diamo tutto fino a che non ce la facciamo più. Una soddisfazione immagino grande aver partecipato a questo ritiro, che vi ha arricchito anche nel bagaglio e tornato in primavera più forti, più consapevoli. Sì, è una grande soddisfazione, perché comunque non è da tutti fare un ritiro con la prima squadra. Adesso c'è un altro piccolo ritiro a Empoli per poi tornare con la primavera, e niente, col mister dal canto, e vedremo quello che ci insegnerà. Adesso tocca a lui, insomma. Hai già avuto modo di parlare con il nuovo mister? Sì, l'ho visto, è venuto nei primi 3 o 4 giorni qua al ritiro a Sestola, e lo vedevo a pranzo, a cena, quindi comunque 2 scambi ci sono stati. Ora, l'obiettivo, la speranza più che obiettivo, sarebbe quella di magari mettere insieme qualche minuto in Serie A. Sì, quello sarebbe comunque il sogno di ogni bambino. Io comunque, come sto facendo ora, cerco di farlo e continuare con la primavera a farlo, e poi vedremo, dai.